Dove comunque, eravamo? Eravamo che il Barcellona ti manda via, tu vieni all'Inter, io che ti dico, non so come fa il Barcellona a dirti che non può tenerti perché hai fatto dei gol, a parte tanti, ma poi dei gol particolari, uno su tutti col Compostela che mi è rimasto in testa, e da lì mi ha ispirato perché ho visto velocità, tecnica, potenza, fantasia, freddezza davanti al portiere, cioè ho visto tutto in quello che doveva esserci in un attaccante. Io non sono attaccante per natura, cioè lo sono per natura, ma un ruolo un po' diverso, io e te abbiamo un ruolo un filino diverso, però sei stato, il tuo arrivo all'Inter, oltre che da una parte ovviamente fortificare una nostra rivale, è diventato per me fonte di ispirazione. Allora io sono andato dal preparato e ho detto, oh guarda che qui dobbiamo lavorare di più, trova il modo, dobbiamo lavorare di più, dobbiamo fare più pesi, dobbiamo fare più scatti, dobbiamo fare più allenamenti, quello che è, però dobbiamo alzare l'asticella, diciamo così, no? Sì. Quindi quello è stato l'ispirazione. Poi hai parlato giustamente della competizione, perché io ho sempre vissuto una partita dentro la partita, cioè la partita che tu fai con la tua squadra e poi c'è la partita tua personale, che lo fai per te stesso ovviamente, nel senso che devi cercare di migliorare e tutto, e poi lo fai con chi pensi siano, non dico i tuoi rivali, però le persone con cui che guardi di più. Allora io ogni fine partita dico, Ronaldo ha fatto gol ancora, era bello, quanti ne ha dribblati sto giro? Ah, oggi ne ha dribblati 10, io ne ho dribblati 8, per cui sono stati anni fantastici. Guarda, è successo di tutto, come ben ricordi, nel bene e nel male per entrambi di noi, perché abbiamo gioito per tanti trofei, abbiamo sofferto per entrambi un infortunio che ci ha cambiato un po' la carriera, perché penso che anche a te l'infortunio al ginocchio ha un po' cambiato, no? Certe abitudini e certe cose che puoi fare in campo, non riuscivi più a farle subito, no? Ci hai messo un po' di tempo a riprendere, sì, io sì. Per me è stata così, quindi diciamo che mi ha interrotto un po' la dinamica che avevo, no? Perché stavo benissimo, erano già 4-5 anni che giocavo senza problemi fisici, però io dico spesso che prima ho avuto questa discussione con Fabio Cannavaro, no? Che prima dei 2000, noi ci allenavamo di maniera molto diversa di quello che si allenano dopo 2000, no? Nel senso che molte volte prima del 2000 mi sono trovato nella situazione di allenarmi con Roberto Carlo e con Cafu, e dovevo andare per 10 giri del campo nel loro ritmo, no? Che a me non serviva quello ritmo. Io invece di fare 30 scatti in una partita volevo fare 40, 50 scatti. E allora queste corse di lunga distanza a me sempre mi ha traumatizzato tantissimo, queste corse. E prima facevamo tantissimo, no? Ogni settimana c'era da fare 10 chilometri, e io ne ho fatto tanti. Però dopo 2000 sì che è un po' cambiato, le squadre già iniziavano a fare allenamenti individualizzati, no? Cercando di migliorare ognuno le sue caratteristiche, ognuno le sue qualità. E allora io trovo solo quello per il mio infortunio. Cioè, diciamo che non vorrei mettere la colpa su nessuno, assolutamente no, però l'unica cosa che trovo come spiegazione è che mi sono allenato male prima dei 2000. Però dopo 2000 mi sono recuperato e mi sono fatto male ancora, perciò quello è una teoria che anche
controversa anche per me, perché dopo 2000 già mi allenavo come dovevo allenarmi, a cercare di essere più veloci, di fare più scatti durante una partita, cercare di essere più forti nelle gambe, e alla fine al Milan mi sono fatto male ancora nella stesso infortunio con, nell'altra gamba, perciò, però ho imparato tantissimo di questi due infortuni, mi ha fatto veramente cambiare e imparare tantissimo, sono sicuramente un uomo migliore di quello che ero prima, mi ha fatto capire veramente quanto era grande questo amore per il calcio, era una roba, perché nel primo infortunio io pensavo, ma mentre tutti dicevano che era la fine, che non si poteva recuperare, che questo infortunio nel calcio non era mai successo, ed io mi spaventavo, sì, però nel fondo io sentivo che tornaria a giocare, perché cioè, uno non può togliere questo della mia vita così, perché è un infortunio. Io, cioè, nelle mie chiacchierate con Dio, erano delle discussioni, perché mi hanno fatto questo, perché a me, perché mi è capitato giusto a me, tante volte, perché alla fine è durato tantissimo, è durato quasi 2 anni per recuperare, cioè. Però mi ha fatto una persona migliore, sicuramente. Ho imparato tantissimo di questi due infortuni. Ho una disciplina nella vita che ho imparato da quel momento. Però è bello, bello, bello anche ricordare, perché prima degli infortuni abbiamo avuto degli scontri importanti, no? Quello di 98... Hai avuto uno di scontro importante con Giuliano. Sì, quello sì. Sì, ma anche quello, no? Anche quello, perché cioè, io posso capire gli errori, veramente. Cioè, capita, no? Degli altri di sbagliare. E voi assolutamente non c'entravano assolutamente nulla su quella storia da Moggi, Betano, quella storia veramente, cioè, non lo so, noi facevamo delle partite bellissime, senza dubbio voi non aveva assolutamente bisogno di quella roba da dietro, sembrava la guerra fredda, no? L'epoca è una situazione strana. Io ti dico, io ho fatto la mia parte in quella partita comunque, perché se ti ricordi un minuto dopo ci hanno dato il rigore a noi e io non ho fatto gol, cioè, sì, sì. Proprio per mantenere in equilibrio la cosa, capito? Sì, sì, no, ho capito. No, però adesso, di anni... adesso ti scrivi a Pagliuca. No, però stiamo parlando di anni particolari, dove né noi non avevamo bisogno di nessun aiuto, certamente no, assolutamente no, dove alcuni episodi magari macchiano tutta una stagione, no? perché un po' questo è successo, perché quell'anno lì, quella partita lì, che poi se vi danno rigore si va magari sull'1-1, se fate gol eccetera, noi eravamo ancora in testa, quindi voglio dire, avevamo ancora la possibilità che se vincevamo tutte le partite di vincere il campionato, però c'era una tensione che arrivava da altre parti, quello di sicuro, da parte di tutti, non solo da parte dell'Inter, nel senso, tutte le squadre erano sempre sotto tensione, perché si pensava che appena c'era un intervento per uno, allora perché è colpa sua, perché è colpa dell'altro, tu hai fatto quello, quindi sono stati anni un po' macchiati,
perché quelle due squadre lì e anche le altre squadre che c'erano, perché erano fortissime le altre squadre anche. Noi avevamo sette squadre che potevano vincere il campionato, sì. Sette. Ma facilmente, quello è stato il momento più bello del calcio italiano, sì. In assoluto, probabilmente, sì. Perché se non vincevamo una Coppa Campioni, si vinceva una Coppa UEFA, se non era così arrivavi in finale o semifinale, perché tutti i giocatori più forti venivano da noi, perché tu sei venuto da noi, Zidane è venuto da noi, tutti sono venuti in Italia, sì, tutti, sì, volevano giocare in Italia. Quindi sono stati degli anni magnifici. Poi io nel 98 è toccato a me, mi sono rotto il ginocchio. Quindi abbiamo passato tre anni, diciamo così, fra il mio ginocchio e il tuo che non ci siamo è più vero. Che non abbiamo più giocato, però come poi... esperienza, quello è una delle cose bellissime che ho vissuto in Italia, è questa relazione dei tifosi, no? Cioè, assolutamente non mi piace la violenza, non mi piace quando superano i limiti del rispetto, dell'educazione, però l'amore, la passione per il calcio, i tifosi dell'Inter, della Juve, del Milan, cioè è troppo, come si vive in Italia il calcio, veramente non si vive da nessun'altra parte, cioè, è troppo speciale. Adesso io ho poche esperienze all'estero, però ti dico l'Italia, e ovviamente sono di Parma, l'Italia è incredibile, quello che ti dà la gente per strada e non solo allo stadio, cioè l'affetto che ti dà. È troppo bello, troppo bello. Sì, è eccezionale. Per quello sempre che torno a Milano, torno in Italia, cioè ho una soddisfazione incredibile. È l'affetto che la gente mi tratta, che i ricordi che porto, è sempre molto molto bello, molto bello. Sì. Sono troppo innamorato dell'Italia. Sì. Per quello, cioè, anche pianto per la situazione che è vissuta l'Italia con questa pandemia, no? C'è una roba che ci ha colpito il mondo, però in speciale in Italia, in Spagna anche, e adesso Brasile, che va sempre peggio i numeri, però è stato un colpo che, cioè, veramente triste, no? Quanta gente è morta, quanta gente che, cioè, e sicuramente quella gente che è, cioè, della nostra generazione, che ci ha visto giocare, che ci ha visto, è stato nello stadio, ma spero che passi veloce, no? Speriamo, adesso c'è un momento di ripresa, anche un po' del fatto che si può uscire, eccetera. Però no, non è un momento facile, non è finita qui, voglio dire, è un percorso, sì, sì. È un percorso, quindi vediamo. Senti, io prima di salutare Bobo, la volta scorsa gli ho chiesto: senti Bobo, ma so che è una cosa complicata, difficile, soprattutto per voi che avete giocato quella partita, no? Però un altro episodio, oltre al fallo di Giuliano, è stato quello che ha visto Juve e Inter, è stato il 5 maggio, no? E sì, mi sono reso conto che per lui, come per tanti, è una ferita ancora aperta. Io non sono qua a dire, oh che figo, no, voglio dire, quello è stato perché è stato un percorso che vi ha visto perdere con l'Atalanta a 5 giornate dalla fine, a pareggiare col Chievo, no? Ma pensavo alla partita con l'Atalanta che tu eri in panchina e Cooper ti ha fatto scaldare per 35 minuti. È stato quello forse il momento che un po' tu e Cooper avete, come dire, perché le voci, no, che sono sempre successe, dite che Moratti doveva scegliere fra te e lui, no? E poi ha scelto Moratti e tu sei andato via. E questo è
è un po' quello l'episodio che ha fatto sì quello, oppure la sconfitta proprio del 5 maggio è stato troppo forte da digerire? No, io in quell'episodio lì dall'Atlanta avevo capito che il futuro sarebbe distante da Cooper, per forza. Okay. Però avevo un rispetto per lui e dovevo finire la stagione. Il 5 maggio è stato dopo. E secondo me il 5 maggio abbiamo perso noi la partita, no? Senza nessun'altra interferenza. Perché, cioè, siamo davanti in classifica. Poi. Una partita assurda poi, perché siete andati in vantaggio due volte anche. Sì. Siamo primi in classifica. La Lazio non si gioca niente. Però ci sono state troppe cose strane quelle settimane. Sono uscite... Cioè, noi ci siamo creduti un po' troppo in quello che è uscito. Si parlava di Nesta all'Inter, che era già fatto, e Moratti si è creduto in quello. E alla fine credo che siamo andati un po' rilassati. Ed è stato un sbaglio, perché, cioè, la Lazio, con i giocatori che aveva, cioè, si poteva fare i danni in ogni momento, e l'hanno fatto, a parte gli errori nostri. Però credo che abbiamo perso nell'attitudine, nel come abbiamo preparato la partita, come siamo entrati, cioè, troppe distrazioni, direi. Sì. Vabbè, poi ti sei... Però è una ferita, come ha detto Bobo, che, cioè, ogni volta, ogni anno, cioè, ovviamente mi taggano su Instagram le foto che piango, e che ogni anno il 5 maggio non passa così senza niente. Vabbè, dai, diciamo che ti sei... Però è bello anche ricordare quello. Con il mondiale ti sei rifatto qualche tempo dopo con il mondiale. Sì, a noi, a tutti piace sempre parlare delle vittorie, però, cioè, non mi fa assolutamente niente parlare anche delle sconfitte, insomma. Direi che nel calcio si vince e si perde. Cioè. Ah sì, è importante essere lì e metterci la faccia. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Poi, beh, è stato simpatico. Maldini tempo, 2 settimane fa, ha detto: penso di essere il giocatore più perdente della storia, perché ha perso tante finali, però ne ha vinte anche tante altre. Quindi, certo. Per dire, quando arrivi lì può succedere di tutto, però se arrivi lì vuol dire che hai fatto qualcosa. E tu mondiali ne hai vinti non uno, ma due, per cui... Certo, dire, sì. Io devo dire che adesso ha parlato di Paolo. Paolo è una persona straordinaria, e come giocatore è stato straordinario anche lui. E parlavo con Fabio Cannavaro una settimana fa, credo, e lui si ricordava degli scherzi tra te e Totti, no? Con il pallone d'oro di 2006. È stato divertente, ma anche molto, con molto rispetto, Fabio. Io direi che ci sono 4 giocatori che non hanno vinto pallone d'oro e che secondo me dovevano vincere in quel momento, non so come, però è giocatori che dovevano avere pallone d'oro nel palmarès. Te, ovviamente, Totti. Grazie. Paolo. Mm-hmm. E Raul, che è stato anche un giocatore che
che secondo me, cioè, è stato vicino troppe volte, però alla fine tu vedi la carriera di questa gente, ovviamente sono state riconosciute tantissime volte per tutto quello che avete vinto, non manca assolutamente niente, però se fosse guardare indietro e che dopo, mi ha fatto pensare Fabio Cannavaro settimana scorsa su questo del pallone d'oro e mi è rimasto questo in testa. Secondo me voi quattro, cioè, anche Roberto Carlos, per favore, non posso dimenticare, perché lui è stato secondo dietro di me due volte anche, che è un giocatore, un testino sinistro con quelle qualità. Incredibile. Incredibile. Vabbè, sai, nella vita ci sono riconoscimenti che vanno in un certo modo. Sinceramente, se tu mi chiedi, mi sarebbe piaciuto vincerlo, sì, come no. Avrei voluto una volta, no? Avere questo riconoscimento anche sotto quell'aspetto lì. Però ti devo dire che quello che io ho fatto, per come l'ho fatto, non ho rammarico, capisci? Come detto, c'è stato, la cosa. Sì, però poi bisogna parlare molto serenamente del fatto che si vince delle volte e si perde. È successo anche a me con la Champions League, voglio dire, quindi ho in finale l'Europeo, quindi non dobbiamo mai spaventarci di quello che è. L'importante è metterci la faccia, siamo lì. Guarda, io c'ero, sì, quella volta non ho fatto bene, o quella volta ho perso, ok. Sì. Però semplice così, no? Semplice così. Sì, no. E quindi questa è una grande cosa quella che hai detto. Poi per il resto, vabbè, adesso non posso tornare a giocare per puntare al pallone d'oro, però vabbè. Però vai a Dolida a trovarti, così mi dici come si fa il presidente. Facciamo giocare. Tu invece non vuoi fare niente nel calcio? Guarda che viene una che saluta. Guarda lì, se salta, si chiama? Questa si chiama Nina. Tu non hai pensato ancora sul calcio? Guarda, l'allenatore è una cosa che va su e giù, ma non è mai ancora scattato quel click che dici sì, ho deciso, faccio quella roba lì. Sì. Un ruolo dirigenziale forse è quello che un po' uno può pensare di approcciarsi di più, forse, credo, però credo che di dovermi ancora preparare un pochettino, ancora un anno, due, di prepararmi ancora bene. Ho vissuto il calcio in maniera diversa, perché con l'esperienza in Australia l'ho vissuto come fosse il calcio dove ho iniziato, dove c'era tanto fisicità, anche talento, cioè, però magari poca tecnica, sai, un calcio proprio come si faceva più una volta, e poi l'ho vissuto, lo sto vivendo da un po' da giornalista, perché faccio un po' da diverso tempo lavoro con la TV, e quindi sto vedendo il calcio da vari aspetti. E questo mi aiuta sicuramente tanto a comprenderlo di più. Adesso poi tra un anno o due bisogna prendere la decisione, ma per adesso sì, va bene così. Dai, vediamo, se hai bisogno di un socio in Italia, chiamami, facciamo una bella storia anche in Italia. Guarda, potrebbe anche essere, chi lo sa? Sì, è bello. Ci sono un paio di idee che potrebbero essere divertenti. E comunque quando finisci tutto questo ti vengo a visitare a Los Angeles. L'ultima volta non siamo riusciti a incontrarci. Vero. Quando vuoi, siamo qua. In bocca al lupo per la ripresa eventuale del campionato, per questa nuova avventura. Grazie per stasera. È stato... Grazie a te, è stata una bellissima chiacchierata. Un'ulteriore conferma di quanto grande sei. Bravo. Grazie, Ale.
È stato un piacere. Ci sentiamo. Buonanotte. Ciao, ciao a te e tutti i tuoi followers. Ciao, grazie. Ciao, 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 a presto.